In questo tutorial proveremo ad installare Webmin su una VPS Ubuntu. Che cos'è Webmin? Webmin è un'interfaccia grafica open source per appunto gestire sistemi appunto Linux o Unix. Tramite Webmin possiamo quindi, tramite un'interfaccia web, configurare e interagire con Apache, MySQL e altri strumenti installati sulla VPS, quindi non abbiamo più necessità di interagire tramite riga di comando. Se qualcuno di voi ha già usato Plesk, che invece è un sistema a pagamento, ecco, Webmin è simile a Plesk, solo che è open source, quindi non ha bisogno di licenze, eccetera, per funzionare e, come appunto detto, vi permette di interagire con la VPS tramite un'interfaccia grafica visuale, non tramite linea di comando. Quindi basta collegarsi al sito Webmin, andare su Downloads, scegliere appunto il sistema operativo che ci serve. Qua a destra andiamo su Installing Debian. Qua abbiamo appunto come installarlo su Debian, ma noi andiamo giù e invece vediamo come installare Webmin tramite apt repository. Quindi per prima cosa ci dice di andare ad inserire questa riga nella nostra ATP source list e quindi cominciamo. Come abbiamo detto, Apache sembra non essere ancora installato, quindi andiamo a vedere. No, prima andiamo a vedere come settare la lingua in italiano. Quindi andiamo a cercare in Webmin Configuration. Clicchiamo su Webmin, torniamo alla home. Allora, per la lingua in italiano. Ok, Webmin. Change language and theme. Per ora come tema lo lasciamo quello standard e invece come lingua Webmin UI Language Personal Choice. Andiamo a vedere se c'è l'italiano, italiano, ce n'è da due, proviamo italiano normale, make change e ok, è diventato in italiano. Poi per installare Apache proviamo ad andare sempre in configurazione di Webmin. Andiamo a vedere se c'è qualche riferimento ad Apache. Qua c'è un web server option. Proviamo a cliccare. Non è qua. Proviamo elenco dei server Webmin. Non c'è. Sistema. No, server, no, unused modules. Proviamo andare a vedere qua, c'è un Apache web server, ci dice l'eseguibile server Apache non esiste, se installato Apache modifica configurazione del modulo con i percorsi corretti, oppure il web server può essere installato automaticamente da Webmin. Se tu lo installi, proviamo a cliccare qui, guardiamo che succede. Sei sicuro di voler installare questi 10 ban? Installa ora. Teoricamente dovrebbe stare ad installare Apache, vediamo come va. Ok, dovrebbe averli installati. Proviamo a fare install now. Ok, sta installando Apache. Ok, dovrebbe aver installato Apache, quindi torniamo in server. Sistema, guardiamo se da qualche parte ci appare Apache, Webmin. Elenco dei server Webmin, no.
rete. Altri. Quindi Apache è installato ma non appare. Proviamo a fare un refresh. Qua abbiamo il firewall, altri, upload e download, moduli per Java, file manager. Software packages. Registro 20 webmin. Cambia la lingua del tema, abbiamo fatto. Andiamo a scrivere qua in cerca Apache web server. Quindi come vedete Apache installato. Ah, ok, è qua su unused modules. Configuration, configure Apache modules. Ok, quindi Apache lo troviamo qui in unused modules. E tecnicamente se andiamo sul nostro indirizzo IP oppure sul nome della nostra macchina. Ah, dovrebbe apparirci la pagina di Apache. Ok, quindi Apache installato. Ora non ci resta che andare ad installare MySQL. Andiamo a vedere sempre in moduli, unused modules. Guardiamo se c'è già qualche riferimento a MySQL. Sembra di no. Proviamo sempre a scrivere qua nel cerca MySQL, server database MySQL, anche qui ci dice che non è installato, per installarlo ci basta cliccare qui. Queste sono le dipendenze che ci servono, installiamo. Error Perl. Perl execution failed. Proviamo qua a installare Perl. Quindi sono andato in Software Packages Update e ho messo Perl. Ok, Perl era già installato. Quindi se si va in Software Packages, qua si possono installare i pacchetti tramite HTTP. Proviamo quindi qua a mettere MySQL-server e vediamo se possiamo installarlo così. Ok, questi sono i moduli che ci servono. Facciamo un bel install now, vediamo se adesso va. Sembra di sì, quindi proviamo quindi a breve dovremo avere anche MySQL attivo. Ok, MySQL installato.
andiamo in Unused Modules, anche qui dovrebbe apparirci MySQL come è successo per Apache. Master server di database MySQL, eccolo qua. Quindi direi che il grosso è stato installato e se questo tutorial vi è stato utile mettete un like, se volete seguite il canale e ci vediamo alla prossima.